Tanta voglia per tutti ragazzi, sono Mr. Blue. Oggi dopo un po' di tempo torniamo a parlare di Black Ops 3. Diciamo che ultimamente non ci sono state molte notizie riguardo di questo titolo, ma diciamocela tutta, questo gioco uscirà fra 6 mesi. Quindi stiamo calmi ragazzi, non facciamoci prendere dal panico. È vero che sono usciti vari trailer e cose interessanti, però ultimamente ci sono state poche notizie a riguardo. Però approfitto di questo video per dirvi due cose molto importanti. La prima, continuiamo a ricevere sempre le stesse domande riguardo le cose che abbiamo già trattato e quindi abbiamo pensato di creare una playlist dedicata a Black Ops 3 qui su YouTube, quindi ve la linko qui sotto in descrizione e non serve neanche che ve lo dico, se vi interessa tantissimo questo argomento, salvate tra i preferiti questa playlist e rimarrete sempre aggiornati su Black Ops 3, le varie notizie, sempre su zombie, multiplayer, campagna, tutto quello che volete, Black Ops 3, playlist qui in descrizione. La seconda cosa invece che volevo farvi vedere sono alcune immagini che sono apparse qualche giorno fa su Twitter e guardiamole un po' insieme. Nei giorni scorsi alcuni GameStop hanno ricevuto del materiale promozionale e alcune foto sono apparse in rete. Come potete vedere si tratta di un cartellone pubblicitario. All'esterno vediamo i vari loghi di Black Ops 3, invece all'interno troviamo ben 6 sezioni e al loro interno appariranno ben 6 immagini ovviamente dedicate a questo gioco. Per il momento noi abbiamo solo le prime due immagini e come potete vedere nella prima troviamo un paesaggio. Troviamo una costruzione abbandonata e questa potrebbe essere un laboratorio. Nella seconda immagine invece troviamo un soldato. È inginocchiato di fronte a una parete e sul muro ci sono appese foto di persone di cui però al momento non sappiamo nulla. Ragazzi, cosa ne pensate di queste foto? Ditemi un po' cosa potrebbero significare secondo voi e non appena avremo maggiori informazioni vi faremo ovviamente sapere. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, non so se avete notato anche la magliettina Black Ops. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, lasciate un commentino. Questo è tutto, noi ci vediamo a un prossimo video.